Allora, Sindaco, i motori si sono accesi, la campagna elettorale parte, anche se probabilmente ci sarà uno slittamento in quelle che saranno le elezioni, anche le comunali, non solo il referendum, ma probabilmente anche le comunali. Speriamo di no, che magari il virus, il coronavirus venga debellato prima, però c'è questa possibilità. In ogni caso i motori sono accesi. Stamattina abbiamo visto il filmato di Filippo Quartuccio che si ricandida, non c'erano dubbi, però lui ha voluto ribadirlo. Adesso una serie di comitati, una serie di persone, di associazioni che comunque si avvicinano al progetto Falcomatà. Sì, mi verrebbe da dire la campagna elettorale ai tempi del coronavirus. Quella di oggi noi l'avevamo immaginata come un momento diverso, un momento di aggregazione, un momento di avvio formale, concreto della campagna elettorale, con l'apertura del Comitato Centrale, che è uno spazio per incontri, uno spazio per dibattiti, uno spazio per incontrarci e quindi scrivere insieme quelli che saranno i prossimi 5 anni di governo. Ovviamente ci atteniamo a quelle che sono le disposizioni del DPCM, quindi non sarà fatta l'iniziativa che avevamo pensato, ma sarà fatta una breve conferenza stampa di presentazione di questa sede, di presentazione delle 5 liste civiche, nel pieno rispetto ovviamente delle distanze previste dal nostro DPCM, e quindi formalmente avviamo la campagna elettorale presentando i primi 5 simboli delle liste civiche che faranno parte della prossima competizione elettorale e che hanno coinvolto tutte quelle persone che in questi 5 anni sono state protagoniste del governo della città in termini di idee, di contributi, di suggerimenti, di focus su quelli che sono i tanti problemi della città e che proprio per questo sono testimoni diretti non soltanto di quello che si è fatto, ma anche della necessità e dell'importanza di continuare. Ecco, 5 anni tutti in salita, questo è innegabile, quindi quando non ci sono i soldi, senza soldi non si canta messa, oppure con i fichi secchi non si possono fare le nozze, in ogni caso ce l'avete messa tutta, forse potevate fare di più e meglio, questo è innegabile, però cosa chiedete? La continuità che forse non c'è mai stata a Reggio? Chiedete di nuovo la fiducia? E su che basi? No, noi dobbiamo raccontare quello che bene quello che è stato fatto in questi 5 anni rispetto a quelle che erano le condizioni di partenza. Dire dov'era la città nel 2014, dov'è nel 2020 e ovviamente lasciare ai cittadini il giudizio su quanta strada è stata fatta. È stata fatta tanta, poca, il giusto. Con l'umiltà di riconoscere quelli che sono stati i nostri errori, con l'umiltà di riconoscere le cose che non sono state fatte, le cose che potevano essere fatte meglio, le cose che sono state fatte in ritardo, ma con la piena consapevolezza di avere non risolto ovviamente tutti i problemi della città, ma pianificato e programmato attraverso scelte di indirizzo politico quelle che poi saranno le attività da espletare e da realizzare al meglio nella nostra città. Alcune sono state fatte, alcune sono in corso di realizzazione, alcune sono ancora nella fase di progettazione e di programmazione. E diciamo, in una città normale 5 anni non sono sufficienti per la realizzazione completa di un programma, figuriamoci in una città come la nostra che viene da tutte le difficoltà che ben conosciamo e che quindi ha ancora bisogno di un po' di tempo per raggiungere quella normalità che i cittadini auspicano, ma soprattutto per poter valorizzare in chiave di sviluppo sociale, culturale, economico quelle che sono le bellezze proprie naturali e del proprio patrimonio. Ecco, al di là di questo, quello che comunque si vede e rimane per strada e la spazzatura, quindi non vorremmo che tutta la campagna elettorale si basasse sulla spazzatura per strada oppure sulle buche, insomma la politica è anche altro e oltre, quindi su questo ai cittadini cosa possiamo dire? Che verrà risolto, che è un problema che richiede ancora tempo, bisogna creare questa benedetta società in house, insomma basare su una campagna elettorale solo sulla spazzatura potrebbe e dovrebbe essere considerato riduttivo. Ma ognuno giocherà questa campagna elettorale con quelle che sono le proprie armi. C'è chi parlerà del futuro della città, c'è chi magari proverà a evidenziare quelli che ancora sono problemi che
non sono pienamente risolti, ma sicuramente sono in via di risoluzione. I rifiuti sono ancora un problema, ma diciamo che rispetto a quelli che sono stati i momenti più critici di dicembre e di gennaio, adesso con le attività che sono state messe in campo con Ecopiana, le attività con la firma dei contratti sull'umido e sull'indifferenziato con i gestori degli impianti regionali, un graduale ritorno alla normalità inizia a vedersi. Ovviamente ci sono tanti altri problemi che non dipendono soltanto da questo, dipendono anche dal funzionamento della società. Voi sapete benissimo che siamo in regime di proroga in attesa di conoscere quelli che saranno gli esiti del bando per la gestione dei rifiuti fino all'ingresso della nuova società in house. Siamo pienamente consapevoli del fatto che i lavoratori di AVR, l'ho detto sempre, devono essere messi dalla loro società nelle migliori condizioni per poter svolgere il lavoro e quindi avere gli strumenti adeguati, avere l'equipaggiamento adeguato, insomma avere tutte quelle condizioni che possano consentire di essere puntuali nel servizio di raccolta differenziata porta a porta, nel servizio di pulizia e di raccolta della differenziata laddove il servizio non è ancora servito dal porta a porta, e quindi ritornare a un regime di normalità che, se vogliamo, fino all'anno scorso in qualche modo, al di là di quelle sacche di formazione delle microdiscariche in alcuni punti della città, più o meno si era raggiunto. Ovviamente anche in questo caso nessuno ha la ricetta giusta. La città di Reggio Calabria ha avviato un percorso di raccolta differenziata spinto porta a porta che l'ha portata in 3 anni e mezzo a passare dal 7% al 55% della raccolta differenziata. È del tutto evidente che finché non si fa un lavoro completo, che si è avviato, sugli abusivi, su coloro che non pagano purtroppo la spazzatura, il risultato rischia. Bisogna dire che molti non pagano perché non hanno neanche la possibilità, però questo diciamo. Non ho detto che c'è chi non vuole pagare e c'è chi purtroppo non può pagare, ma il risultato è lo stesso. Ecco, finché non si fa un lavoro compiuto e completo su questo, è evidente che ancora avremo delle sacche di abusivismo. E poi ovviamente una riflessione su quelle che sono ancora delle zone sulle quali magari è opportuno fare un'ulteriore riflessione e capire se è il caso di insistere sul porta a porta o di mantenere la raccolta differenziata, però con i cassonetti differenziati su strada, che non sarebbero, diciamo, soltanto dei cassonetti ma delle isole ecologiche pronte ad accogliere i rifiuti differenziati. A proposito di isole ecologiche, non ci dimentichiamo che in questa città la prima isola ecologica è stata realizzata 2 anni fa grazie a un impegno che l'amministrazione ha messo fin dal proprio insediamento, ed è già in appalto la realizzazione della seconda isola ecologica. Dove? Nella zona sud, centro-sud della città. Questo per far capire che a Reggio Calabria sta anche nascendo una cultura di conoscenza, di consapevolezza, di frequentazione delle isole ecologiche, che fino a 5 anni fa sembrava quasi impensabile. Se noi andiamo all'isola ecologica di Condera, molto spesso ci capiterà di vedere la fila all'ingresso. Questo avviene perché tanti cittadini stanno iniziando a capire l'importanza di smaltire nei luoghi appropriati, nei luoghi opportuni, determinati materiali, come possono essere insomma elettrodomestici, televisioni, cucine e quant'altro. Certo, ancora ne vediamo tanti altri per strada, però iniziamo a cogliere primi importanti segnali di cambiamento. Ecco, torniamo al tema di oggi, i comitati, le liste che sono poi quelle che determineranno la sconfitta o la vittoria. Reggio si sa, come in tutti i comuni, se non ci sono le liste non si vince. In questo senso Falcomatà è diciamo ottimista, le liste le ha, e se sì, quante, se ce le può dire, oppure se si è in corso d'opera? Ma il numero è relativo, noi non stiamo mettendo in campo liste Coca-Cola, potremmo fare 20 liste e magari non riempirle di contenuti tali da avere la forza di arrivare in consiglio comunale, oppure, come noi stiamo facendo, fare liste di qualità. Fare liste che accolgano direttamente o indirettamente
persone che fanno parte dei movimenti, dei tanti movimenti civici della città di Reggio Calabria, persone che fanno parte del mondo dell'associazionismo, persone che fanno parte di quei comitati di quartiere, i comitati spontanei che sono nati nel corso di questi anni e che, diciamo, ci hanno accompagnato alla risoluzione di piccole grandi problematiche quartiere per quartiere, persone che fanno parte del mondo delle professioni, tanti professionisti che sono stati i veri protagonisti anche dell'ideazione, della proposta, della progettazione dei tanti lavori pubblici e delle infrastrutture che abbiamo portato a termine e che stiamo portando a termine, tutti coloro che in qualche modo possono essere testimoni diretti della necessità di non lasciare le cose a metà, e quindi tutti coloro che possono raccontare meglio questi 5 anni di amministrazione, perché ne sono stati protagonisti diretti, ognuno con la propria identità, ognuno con le proprie sfumature, ognuno con la propria diversità, ognuno con la propria capacità di portare un elemento in più, una proposta politica in più, un progetto in più che caratterizzi quell'associazione, quel movimento, quella lista civica. Ecco, le liste civiche saranno formate esattamente da queste esperienze, da queste storie e non soltanto da un numero più o meno grande di persone che viene inserito dentro un simbolo. Sono liste civiche, ognuna delle quali ha una propria anima. Questo è quello che ad oggi vi posso dire, accanto naturalmente, come state vedendo, alle liste storiche, ai partiti politici, ai movimenti, a quelli che sono stati i protagonisti già nel 2014 della vittoria. Beh, tra gli altri Laura Bertullo, si è messa anche lei, è scesa in campo, vabbè, Quartuccio l'abbiamo detto, insomma tanti altri, qualche pezzo si è perso, ma questo è fisiologico nella politica, il ricambio è, ci sta, ci può stare. Sì. Grazie.